Buongiorno e grazie per la domanda. Effettivamente viviamo una situazione di mercato molto particolare, con tassi oramai prossimi allo zero, gli spread, quindi differenziali tassi di interesse tra i titoli italiani, per esempio, e quelli tedeschi sono ridotti in maniera consistente ed è difficile trovare rendimento. Gli investitori tendenzialmente sono alla ricerca di rendimento, di cedola, che oggi con l'investimento obbligazionario tradizionale è difficile riuscire a trovare nel mercato. Quindi noi per esempio abbiamo un approccio da anni abbastanza innovativo, ovvero un approccio multi-boutique, dove siamo capaci di fare in casa, facciamo noi, dove pensiamo di non essere competitivi, andiamo a ricercare in giro per il mondo delle società che sono estremamente focalizzate in quello che fanno, cercando di aggiungere valore. Alcuni esempi, abbiamo un accordo con una società basata a Hong Kong da oltre 20 anni, che fa small mid-cap. Value sulla Cina, piuttosto che recentemente abbiamo chiuso un accordo con un grande gestore americano, Alger, che si occupa di gestioni azionarie diciamo con uno stile growth dal 64, quindi da oltre 50 anni. Abbiamo un accordo con un'altra società che si chiama Forum, che fa fondi immobiliari, quindi molto vicini anche all'approccio dell'investitore italiano, però in maniera liquida, in formato UCITS, con l'obiettivo di offrire un rendimento, quindi una cedola, intorno al 4-4,5%. Quindi cose particolari che vanno proprio nella direzione di trovare oggi rendimenti dove attraverso investimenti tradizionali è molto difficile trovare.